Ciao Francesco, lasciamo in un pochino però, Senti, parliamo di alta cucina stasera. Grosse cose, va bene? La ricetta dell'uovo sodo. Allora, l'uovo sodo, io ti posso fare... Non alla cocca, No, no, ho capito bene, uovo sodo, io ti posso fare un uovo al tartufo, due uova al tegamino, ma se tu vuoi un uovo sodo originale, fatto bene, scusami, vai un po' qua. Questo è uovo sodo. Ciao, buonasera a tutti. Caramba, che sorpresa! Pietro Fornaciari a Pistoia. A Pistoia sono venuto, tanto sono entrato in Europa, anche noi di Livorno, ci ho permesso il soggiorno per venire a Pistoia. Scherzi a parte. Pietro, tanti film, carattere toscano, da toscanaccio. Mi mancava Pistoia prima. Io ho girato a Cuba, ho girato a Calabria, ho girato a Praga, ho girato a tutte le parti, mi mancava Pistoia. Fece poi il casting e il piccolo West con Pieraccioni, poi invece, e sicché grazie a questo grande amico, veramente cuoco, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, il bello del cinema è questo, conosce persone come Checco, si mangia bello del Checco, l'amico, il mio amico, il mio cugino Daniele, amico. Abbiamo anche Daniele, ciao Daniele. Simone Gai è il numero uno, perché grazie a lui. Però so che l'hai detto te o Sergio Forcone, della mia partecipazione. Senti, però, prima di parlare di cinema, parliamo di cucina. Te vieni dal Cacciucco. Ecco, ma il salto dal Cacciucco a Pistoia, com'è? Si mangia bene a Pistoia? Sì, come siamo messi? Sì, sì. Si mangia non bene di più. È una serie di cacciucchi, ma non è cacciucco, diciamo di questo. Posso dire una cosa? Però questo me lo dice meglio il mio amico. Però ti voglio dire una cosa sul cacciucco. Ai livornesi, toccateli la moglie, ma non gli toccate il cacciucco, perché si arrabbiano, siete gelosi del cacciucco. E il cacciucco si mangia a Livorno, si fa un rigo intorno a Livorno, una riga, e si dedica a mangiare, non è buono fuori. Vero o no? No, questo è vero, sono quelle tradizioni, però sono convinto che te spopoleresti anche il fallo magari una volta ogni 15 giorni il cacciucco. Non ve lo posso rubare, è troppo buono questo cacciucco, è il dialetto, è tutto che è vostro. Io vado, è come per dire vado a sciare al Molo Nuovo, all'Isola Verde. Bravo, niente, si va a cinare alla Betone, ma cacciucco di cacciucco. A fare bagno alla Betone. Lasciamo un attimo la cucina, torniamo al cinema. Uovo sodo, il mostro di Firenze. Tantissimi film che ti hanno, Bagnomaria, che ti hanno visto interpretare ruoli significativi. Cosa vuoi dire? Qual è stato il più divertente? Esatto. Ecco, allora, uovo sodo vi posso dire dove va mai, è quello che è stato più successo, poi mi ha premiato Silvestre Stallone, che per me è come un bimbo che gioca a pallone, si incontra in nazionale e tutto fa scena. E così è successo il cinema. Poi mi sono diventato più di tutti con Panarello, Bagnomaria, Giorgio è un tesoro, uno come noi, il bello di queste persone, uno come noi. Uovo sodo è stata una storia di vita, perché in realtà colpisce al 90% la mia vita, non è che Paolo Rizzi l'ha inventata. Veniva in un mio locale a Livorno e scriveva, mi studiavo, io non me l'ero accorto. Una buona parte di uovo sodo della mia vita, ma non con i figlioli, non con la galera, con tutto il rispetto, perché era stata diversa. E poi hai lavorato con tanti personaggi che ci hanno accompagnato nei nostri anni, da Bud Spencer, sì. Nino Banfi, Panariello. Panariello, Nino Banfi, Stefano Accorsi, l'Uomo Ritrovato, un altro premio. Poi ho fatto la prima serie di Don Matteo, Capri, Sequestro Soffiantini, Rino Gaetano, facevo il babbo di Laura Piatti. Sicché sono stati. Sì, no, pure è bravino sto ragazzo, però, si farà da grande, mi sembra io credo che questa sia una buona strada, però ve lo dico, no, come tutte le città, come quando vado a vedere la partita del cuore, in tutti i posti sono stato bene per la città. Ti posso girare su Vindi, detta la Livornese, pane di Calvino è uno dei migliori posti che ho trovato, con affetto, guarda, non sono né Lucano né Spiano. Si è mangiato bene, ero quasi ritornato a Livorno, ma l'accoglienza del grande Checco e poi ho visto mangiare. Senti, una domanda seria, cosa gli hai rifilato? Io che gli ho rifilato, erano già, siccome non volevano venire a mangiare, si credevano per disturbare, ho detto venite fra un po', per rispetto, chissà, per educazione, va bene? Ci siamo dati
era già fissato. Gli ho detto andate a fare tutti e due a quel paese, l'ho fatto tornare indietro da Pisa e sono ritornato pure uno di macchina e si è rimangiato. Non si può lasciare una serata così senza andare via da Pisa e stare un po' insieme, vero? Da Pisa non tornerei neanche più una donna fra un po', però sì. Voi grazie, tornate, grazie. Bene, lasciamo Checco che non ci ha voluto dire che vi ha rifilato e torniamo al cinema. Che programmi per il 2015? Qualcosina in questa pentola? Sto facendo quella serie, ho finito quella di Orlando Muzanca, il restauratore, regia di Enrico Arduino. Ora girerò a metà marzo, devo andare a Francia 4 giorni, quello del Buongiorno Professor con la Pivetti e Paolo Corticini, che è un grande attore, un grande artista, purtroppo non si pensa, perché lasciamo perdere. Sicché io vorrei in seguito proporre a queste produzioni, che tanti non sanno, e lo farò, non come tutti me ne parlano, di proporre Pistoia, perché ho visto veramente un ambiente familiare, belle persone, gentili, scherzose, dal primo, dall'autista che è venuto a prenderti, dal caffè, veramente, bravo. E poi è un onore di lavorare dopo l'incompreso, un posto tranquillo di Romanfi, di Romanfredi, con Sergio Forcone, è veramente, solo a guardarlo, il grande Sergio Forcone. È venuto invitato per ora con Sergio Forcone, con altre persone molto famose. Stiamo facendo una sitcom a Pistoia, un genere molto allegro, ci sono anch'io dentro, però entro pochi mesi verrà su, non so, 20-30 televisioni italiane, questi cortometraggi simpaticissimi, almeno a... l'esperienza, ho visto oggi un bel gruppo affiatati, è un mescuglio, e questo è il Cacciucco alla Pistoiese, è un mescuglio, fiocco solo, amici miei, Febbre a Cavallo, un marchese di Grillo che prende tutti di mira tutti i nostri personaggi. Speriamo nel mostro di Firenze, però. No, è bellino, veramente, ve lo giuro. È bellino perché si dice sempre che vanno a volte c'è dei film, non sono granché, questo no, è bellino di più. Vi invito ad andare a vedere e poi insomma ci siamo noi. Benissimo. Nel frattempo, mentre aspettate il film, troviamoci da Checco, sempre disponibile a passare 3/4 d'ora con degli amici. Bene, noi ringraziamo Pietro, i nostri ospiti. Salutiamo il padrone di casa, ciao Checco, a presto! Non ho parole, parla da sé la cosa, va bene? A questo punto è un bacino, è un argomento per lì. Grazie.